problema cinghiali, ne risentono tantissimi cittadini. Quali le iniziative appunto del parco in merito a questa grande Beh, problematica? noi abbiamo messo al centro dell'attenzione la problematica, la criticità legata ai cinghiali. Non a caso noi abbiamo nel parco, io lo voglio precisare e sottolineare sempre, noi abbiamo il selecontrollo che può essere l'abbattimento selecontrollato che può essere effettuato dal 1° gennaio al 31 di dicembre. Non a caso noi al tavolo della prefettura abbiamo chiesto che anche i territori contigui al parco potessero avere la stessa impostazione. Se non sbaglio è proprio di ieri la notizia che anche la giunta regionale si è determinata in questa direzione, quindi il problema finalmente lo possiamo affrontare a 360 gradi, sia per quanto riguarda l'area parco sia per quanto riguarda le aree contigue al parco. Beh, il lavoro da fare va in questa direzione. Io dico, certo, i cinghiali rappresentano una criticità importante, ma noi siamo dalla parte degli agricoltori, noi siamo i danneggiati, perché il patrimonio di biodiversità che noi abbiamo rappresenta un patrimonio straordinario che se viene danneggiato anche dall'attività dei cinghiali purtroppo determina un danno al territorio del parco. Quindi noi non siamo in contrapposizione, stiamo cercando di dare tutte le risposte possibili, stiamo cercando di chiudere anche quella filiera che è fondamentale per far diventare una criticità, una risorsa. Stiamo istituendo 10 centri di raccolta, stiamo lavorando appunto per ultimare questa filiera. Beh, io penso che il parco, per quello che è nelle nostre competenze, nelle nostre responsabilità, lo stiamo facendo e lo stiamo facendo fino in fondo. Poi è chiaro, non abbiamo la bacchetta magica, è chiaro che non riusciamo a risolvere tutti i problemi e far sparire i cinghiali, però dobbiamo sempre ricordare che il parco non ha fatto nessuna emissione di cinghiali, che le emissioni sono state fatte fino al 2004 dalle province. Dobbiamo ricordare che è stata immessa una specie non autoctona, ma una specie che purtroppo ha una capacità di fare molti figli. E beh, allora, rispetto a questi temi, noi la verità ce la dobbiamo dire, che il parco oggi è chiamato anche a pagare gli indennizzi laddove ci sono dei danni, e lo stiamo facendo ormai da anni. Per quello che attiene le nostre responsabilità, ce le prendiamo fino in fondo, ci mettiamo la faccia. Ne stiamo discutendo e stiamo lavorando quotidianamente. Abbiamo chiesto un tavolo alla prefettura e devo dire, grazie alla sensibilità del prefetto, abbiamo anche un tavolo di coordinamento che sta appunto coordinando tutte le diverse azioni che si stanno facendo sui territori. Beh, io penso che umanamente quello che si poteva fare lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo continueremo a fare, ovviamente. Parlava di contraccezione da inserire No, all'interno. per quello che noi ne sappiamo, diciamo, quelli più esperti rispetto a questo tema ci dicono che è un sistema particolarmente costoso ma poco efficace.